In questo video impareremo a cuocere il riso con le pentole a pressione elettriche, nel mio caso la Icook 7 in 1. Per cuocere il riso basteranno due pizzichi di sale fino, marino, possibilmente iodato, e due tazze di riso basteranno per 4 persone. Aggiungete poi due tazze di acqua, quindi il rapporto è 1 a 1. Chiudete la pentola e chiudete la valvola della pentola. Impostate la cottura manuale con la pressione a livello più alto e inserite il tempo di cottura uguale a quello che è indicato sulla scatola. In questo caso è un riso integrale, ma di quello a cottura veloce e quindi passeranno dei 15 minuti. Una volta terminata la cottura, sfiatate la valvola senza bruciarvi. E il vostro riso sarà pronto e sarà cotto per assorbimento come il riso pilaf. Chicchi belli sgranati e ottimi da condire come più vi piace. Sotto nell'info box troverete tutte le altre informazioni relative a questo metodo di cottura. Grazie, alla prossima!